Bentornato. Oggi è venerdì 28 gennaio 2022. Quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Blackout sentimentale, salvati dagli amici. L'imprevisto è il vostro babau, vi coglie alla sprovvista ribaltando tutte le certezze. Basta un acquazzone improvviso o un cambiamento repentino di programma per mandarvi in tilt, scatenando reazioni tempestose anche nel cielo di coppia. Per fortuna ci vuole poco per rimettervi in riga, basta la dritta di un amico generoso, impersonato da Giove, a farvi recuperare l'intesa perfetta. Un'idea improvvisa e illuminante sblocca una situazione che sotto tiro della coppia Sole-Saturno alta nel cielo in quadratura minacciava di impaludarsi. Non fate il passo più lungo della gamba. Sorte alterna con momenti di sfiducia totale che seguono momenti di speranza e positivi. I progetti sono stati rinviati e hanno causato disaccordi con il partner. Spese eccessive, perdite, anche consistenti, al gioco o in investimenti, perdita di lavoro, perdita di affari. Un periodo incerto e insicuro che non tende a passare. Provate a immaginare un maggiore impegno nelle cose che state facendo e pensate ai risultati, bene perché non darsi da fare subito allora? Le occasioni che vi si presenteranno oggi potrebbero non ripetersi tanto facilmente. Se avete dubbi in merito a questioni legali non vi resta che rivolgervi a un legale, e probabilmente vi converrà affidare a lui le vostre cose per sistemarle. Possibile telefonata nel tardo pomeriggio che vi metterà una certa ansia. Oggi qualcuno potrebbe sparlare di voi, non esponetevi a critiche e fate le cose quanto più precise possibile. Non abbiate fretta di concludere, se potete fate tutto con tranquillità e meditate prima di prendere qualunque decisione. Un'importante decisione da prendere, fai il possibile per socializzare e farti nuovi amici. Contatti con medici, infermieri o persone che si trovano in cliniche. Conflitti con collaboratori, dipendenti o domestici. Svogliatezza. Favorevoli le relazioni sentimentali, meno buoni i rapporti d'amicizia. Non esponete la vostra persona alle critiche e ai pettegolezzi, se ne stanno facendo troppi e questo potrebbe provocarvi qualche disagio evidente. Piuttosto cercate di consolidare la vostra giusta immagine. Avrete una discreta tregua con alcune persone con cui avete rapporti tesi e vacillanti, alcune considerazioni che potreste fare alla loro presenza contribuiranno a determinare un clima più sereno. Meglio chiarire subito una questione che vi sta preoccupando e vi sta mettendo ansia, siate chiari e non date adito a malintesi. Buone prospettive di risolvere un problema annesso. Difficoltà in amore. Relazioni extraconiugali in pericolo di essere scoperte. Sii socievole con gli amici, cerca di contattare un amico che non vedi né senti da tempo. Gli farà piacere. Non tutti intorno a voi in questa giornata si renderanno conto dei vostri miglioramenti o dei vostri passi in avanti, ma non deve importarvi questo. Non fatevi prendere dallo sconforto se avvertite sentimenti contrastanti verso una persona che secondo voi vi stia facendo soffrire senza motivo. A scuola, i professori sono pronti a chiarire le vostre idee confuse. Avete bisogno di pensare più approfonditamente ad una situazione che vi vede coinvolti in terza persona. Quadro che i numi celesti stanno dipingendo per tutti i taurini, abbastanza gioioso e fortunato. Dal team Marte, Mercurio, Venere che occupa felicemente per voi il segno del Capricorno a Giove e Nettuno fino a Plutone che glorifica il vostro segno, non vi potete davvero lamentare. Cari Toro, la Luna entrerà nel vostro segno e ne gioverete sentendo molte più energie del solito. Capitolo Lavoro, i nodi del passato vanno affrontati e risolti in tempo. Prima che diventino problemi complicati da risolvere. Le prossime attività potrebbero impegnarvi molto dal punto di vista professionale e questo potrebbe comportare un rallentamento nelle relazioni appena nate. Ad ogni modo oggi avrete occasione di parlarne e trovare una sistemazione. La comunicazione a volte può fare miracoli e voi spesso ne abusate, ma in modo completamente sbagliato. È con le persone che amate che dovete parlare ed aprirvi, non con gli sconosciuti.
La Luna oggi ha poco da raccontarvi, in compenso vi ritrovate con il Sole allo zenith acceso a indicarvi la via, che come lascia intendere la quadratura col vostro segno non sarà facile da seguire. Per vostra fortuna potete contare su un manipolo di amici che a volte vi seguono, a volte vi sostengono in un'ottica di mutuo soccorso e di totale parità, parola di Giove in sestile. L'amore c'è e non si tocca, ma sono i rapporti camerateschi di lavoro, viaggio, partito oggi a dominare la scena. Amore ed Eros. Due le regole da non dimenticare, con gli amici non si mettono in pista affari e soprattutto non si fa sesso, rischio rottura dell'amicizia. Intensa e appagante la vita erotica di coppia, abbracciati nel letto ne appagate tutte le vostre voglie, lasciandovi alle spalle remore e condizionamenti. E questa la storia che cercavate? Fermarvi. Vi sarà utile per ricaricare le batterie e permettervi di ripartire con maggiore slancio dopo, capendo cosa desiderate davvero per il vostro cuore. Mentre il fortunato Urano transita nel vostro segno, siete consapevoli della relazione che state costruendo con la vostra tipica pazienza, indirizzando la vostra esistenza verso un nuovo cammino. Vi lasciate cullare dall'armonia che respirate oggi grazie a un'aria nuova che vi accompagna. Festeggiate il vostro compleanno dal giorno 12 al 17 del mese di maggio e siete felicemente coniugati? Il team Nettuno, Plutone vi infonderà una grande gioia, riempiendovi presto il cuore con la notizia di un lieto evento, da ospitare nel vostro nido. Lavoro e denaro? Capo intelligente e brillante, non potete neppure trattarlo da tiranno, perché di fatto non lo è. In squadra insieme a voi vi tratta da pari, un idilliaco esemplare di socialismo applicato alla realtà, Marx ed Engels ne godrebbero, il che farebbe i salti di gioia. Un po' meno dando un'occhiata anche alla vostra situazione finanziaria, con investimenti sul mercato estero che tirano fortissimo. E sì, su questo fronte sareste perfino bacchettati. Superare le problematiche degli ultimi tempi non è facile, ci sono diversi fattori esterni che stanno mettendo a repentaglio la vostra tranquillità e rischiano di compromettere un progetto ambizioso. Vi volete dedicare oggi ai vostri interessi e alle passioni preferite? Quali gli hobby del Toro? Sicuramente, per un segno come il vostro, così edonistico, la gastronomia. La buona cucina prende tutti, uomini e donne del segno, tutti variamente coinvolti della creazione di pietanze indimenticabili. La preferenza va accordata ai primi piatti e agli arrosti. In grande evidenza la classica, saporita, cucina italiana. Benessere. Se fate i bravi, limitando grassi e alcolici, il fegato ve ne sarà grato. Con la limitazione della vita sociale e le feste ormai un lontano ricordo, fino a Carnevale non avete altri motivi di sgarrare e quest'anno per vostra fortuna sarà tardivo. Mal di denti e nevralgie vi stanno tormentando. Un consulto con uno specialista vi darà la dritta giusta per risolvere questi problemi che da un poco di tempo vi stanno dando fastidio. Per lei, in barba alle splendide premesse, erotismo sottotono, la stanchezza di una giornata da stacanovisti, si fa sentire tutta d'un botto. Due bacetti, un abbraccio e buonanotte. Per lui, un amico in difficoltà cerca sovvenzioni, a malincuore, non sapendo se e quando restituirà, gli fate un prestito. Colore delle emozioni, lilla. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.